E l'altro giorno Swag ci ha insegnato la teoria dei colori. Non ci ho capito molto, ma mi piace come ho disegnato questo. Ehi! Fallo nel tuo disegno! Bello blu! Ta-da! Bene! Fantastico! Stile semplice, ma stupendo! Wow! But, ich schilde all mijn selfies! Swag, sta iniziando! Andiamo! Con te finisco dopo. Oh, un'altra! Oh, bello! Riesco a prevedere il tuo processo creativo! Pensavo di esserlo. Fatemi parlare con Swag, da artista ad artista. Qualunque cosa provi, cerca di guardarla in un altro modo. Cambia prospettiva. Ad esempio... Voilà! Ehi, forse... Da super a extra super! Oh, sì! Sei un'artista incredibilmente creativa! Ho solo dipinto ciò che sentivo. Sì, ed è così che un artista fa arte. E la tua arte ti rende una vera artista. Grazie. È una festa mondiale! È una festa mondiale! Sai che sei fenomenale! Grazie, 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 Swag! Sei la migliore! E poi parti con la tua strofa, Royal Bee. Su, canta qualcosa! Puoi farcela! Non sono The Rock una regina, ma qui di certo stamattina tu... Puoi farcela! Non sono una regina normale, sul palco sono naturale, prendete il... giornale? Scusate ragazze, non so dove ho la testa oggi, ma la mia creatività sembra esaurita. Anche tu hai il blocco dell'artista? Mi vergogno di dirlo ad alta voce. Ma è esattamente così. E se facessimo uno scambio? Swag improvvisa con noi e Royal Bee prova la terapia artistica. Che ne dite? Ho un disperato bisogno di ispirazione. Anch'io. Voilà! Ho finito il mio capolavoro! L'hai già finito? Oh, è davvero una bella... nuvola? È un albero! Beh, devo ammettere che mi piace il fatto che le foglie abbiano diversi colori. È come quella rosa lassù in cima. Quella è Neon Kitty! E inoltre quel cielo così scuro... lo adoro. Molto grunge. In realtà dovrebbe essere una giornata di sole. Questa non è arte.
Anzi, a dire il vero, mi sento meno artistica che mai. Ci stai pensando troppo. Creare dovrebbe essere divertente. Di solito è così. Non capisco perché oggi sia così tanto difficile. Per me sei troppo dura con te stessa. Ti piace dipingere, vero? Ti ho vista sorridere. Sì, ma non sono molto brava a farlo. E allora? Nessuno ci sta giudicando. Dobbiamo rischiare, lanciarci in quello che ci piace e divertirci. Swag, che sta succedendo? Che cosa ti abbiamo fatto? Voi che ci fate qui? Mi state rovinando la sorpresa. La sorpresa? Beh, sì. Sto dipingendo i miei ricordi preferiti della casa delle sorprese con ognuna di voi. Oh! E poi ci avresti abbandonate per il tuo nuovo locale. Volevo solo finirli di nascosto e farvi così una sorpresa. Questo è quando mi hai fatto dipingere sul tetto, Royal Bee. Questa invece sei tu con il nostro videogame, Lady Diva, il BB Driver. E questa sei tu al pigiama party spaventoso, Neonlicious. Eh già, io dormo con il cappello. Quanto a voi due, ho la sensazione che tutto questo sia opera vostra. Beh, in realtà è stata più lei. Oh oh! E veloce se ci lavoriamo in quattro. Mi dispiace tanto. Oh, non devi preoccuparti. Sarà bello ripararlo insieme. Beh, volevo solo dirti che... Diamoci da fare. Adesso ricordo perché l'ho costruito tutto da sola la prima volta. Rimettiamoci al lavoro! C'è ancora qualcosa che non va. Mi sa che dovrò demolirlo di proposito per ricominciare da capo. Non possiamo continuare così! Ci serve un nuovo piano! Lo faremo crollare. No, basta crolli. Avevate detto che mi avreste aiutato a ripararlo. Certo, ma non sono stata io a buttare giù quella parete. Oh, la torre è solo un po' staccata. Allora dobbiamo solamente spostarla. Solamente? Coraggio, ancora un po'. Bene, perfetto! Evviva! Sì, ce l'abbiamo fatta! Benvenute, amiche! Questo potrebbe sembrarvi un normalissimo cumulo di sabbia, ma non lo è per nulla! C'è un tesoro nascosto lì sotto! In un certo senso, sì! Allora voglio scavare per trovarlo! No, no, no! Il vero tesoro è quello che possiamo scolpire con la sabbia, capite? La spiaggia è fatta di miliardi di piccolissimi, minuscoli pezzetti di rocce, però con un pochino di impegno, di creatività e tantissima acqua, la sabbia si indurisce e può trasformarsi in qualcosa di mitico! Quindi costruiremo castelli di sabbia! Sì, esatto! Vi do il benvenuto alla festa in spiaggia dei castelli di sabbia di MC Swag! Oggi posso unire tre delle mie cose preferite: fare festa, costruire castelli di sabbia e me stessa! Prendete tutte un secchiello e una paletta, creiamo delle sculture di sabbia! Ricordate,
Ci vuole tanto lavoro per completare una scultura di sabbia e in qualunque momento potrebbe crollare. Quindi state attente a quelle delle altre. Ma potete fare tante foto e divertitevi! Guardate la scultura che ho creato! Un gigantesco gatto di sabbia! Wow! MC Swag ha un talento davvero eccezionale! Sì, è proprio così, sei d'accordo, vero? Wow! Le vostre sculture di sabbia sono tutte incredibili e insieme raccontano una storia. Chi vuole salire in auto per andare a vedere la borsetta più grande del mondo mentre beviamo un'enorme bibita? Ma che è successo alla scultura a forma di bibita di Neon QT? Bon Bon! No! Le nostre sculture! No! Bon Bon! Non crederai mai a che cosa si è inventata MC Swag! Dai, vieni! Ehi, Bon Bon! Eccoti qua! Sono felice che sei tornata! Allora, che cos'è tutto questo? Il disastro con la tua parrucca mi ha dato l'ispirazione per un nuovo tipo di scultura con la sabbia. Guarda, adesso avremo tutte acconciature enormi. Wow, è magnifico! Ma non sei arrabbiata? No, non l'hai fatto di proposito. Già, non stavo facendo abbastanza attenzione. Mi dispiace un sacco. Ti ho portato dei biscotti rotti in onore dei castelli di sabbia distrutti. Grazie! È buonissimo! Davvero? Certo! Vuoi fare una foto di famiglia? Veramente? Cioè, sì, ci sto! Dai, dite castelli di sabbia! Castelli di sabbia! È per questo che mi piacciono i colori accesi! E in particolare il rosa, a meno che non sia un rosa arancione, come quello del tramonto, perché lo adoro! Di che cosa vuoi parlare ora? Dei nostri animali preferiti? Ti avviso, li adoro tutti! Io non parlo tanto. Ce l'abbiamo fatta! È un vero e proprio capolavoro! Mi sa che non è il tuo stile, eh? Avrei dovuto capirlo. Ehi, ti va di sentire una storia? Il protagonista è proprio il Glamper! Va avanti! A quel punto il Glamper si è spento e siamo rimaste bloccate in mezzo al deserto! Non stavi mentendo quando hai detto che non parli molto, eh? E poi che cosa è successo? Abbiamo spinto il Glamper finché non siamo arrivate qui! Wow! Preparati, Gazengogal, perché sto per dare una svolta alla tua giornata!